Voltiamo pagina e parliamo di un'interessantissima rassegna molto particolare che vi farà compagnia fino al 16 di novembre dal titolo Fenice Festival e ne parliamo questa mattina proprio con i nostri ospiti odierni. Do il buongiorno a Raffaella Ambrosino, direttrice Buongiorno. artistica della Kermesse, buongiorno, e Buongiorno. Andrea Ambrosino che è un cantante e un attore, buongiorno a te Andrea. Buongiorno. Ecco, Raffaella, iniziamo proprio da te. Questa kermesse che ha preso il via, tra l'altro, lo scorso 10 ottobre per una rassegna che vede effettivamente spettacoli, concerti, che è, ricordiamolo, tra l'altro ad ingresso gratuito, e questo è importante, è realizzata dall'associazione Maria Malibran. Come nasce Fenice Festival? Fenice Festival è figlia della grande manifestazione del Comune di Napoli, Affabulazione. Si è aggiudicata l'associazione Maria Malibran, si è aggiudicata la vittoria di un bando finanziato dal Ministero della Cultura e la politica di affabulazione di questa grande manifestazione è quella di portare la cultura nelle periferie. Noi della Malibran ci siamo aggiudicati il bando per la zona della quarta municipalità, di cui la presidente Maria Caniglia, e per la zona precisa del Poggio Reale e la zona industriale. Quindi Per si cui. tratta proprio di una rassegna che abbraccia una grande diversità di talenti, di generi, quindi stiamo parlando sia di giovani rivelazioni, ecco Andrea, come puoi essere tu appunto, rivelazione della musica italiana, ma anche ad artisti esperti come te, Raffaella, una dimostrazione chiara quindi che la musica effettivamente non vive di nessuna distinzione. Io credo che la musica unisca le persone che sono anche si ritrovano in temi contrastanti. La musica è capace di unire perché la musica a livello emotivo è un qualcosa che io stesso non riesco a spiegare. Io mi innamoro ogni giorno di più della musica. Ecco, dici è inspiegabile. Allora, io direi a questo punto di ascoltare una vostra canzone, perché so che la regia è in possesso appunto di un vostro brano, io voglio ascoltarlo. Sentiamo. Aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore dei caffè. Ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Thank you.
Raffaella, Andrea, veramente complimenti, non solo musica, anche queste immagini che sono molto emozionanti. Sì, allora il duo AM, adesso musica, Raffaella, Andrea, non siamo altro che madre e figlia. Ecco, diciamolo. Sicuramente innamorati, viviamo di questo, questa è la nostra vita. Io dico sempre ad Andrea, noi non facciamo, noi siamo, e questa è la cosa importante. All'interno di Fenice Festival abbiamo, diciamo, aperto a Piazza Nazionale con una serata dedicata a Raffaella Carrà, dove noi finalisti di The Voice, perché noi tutta questa unione è nata proprio con ci siamo messi in gioco insieme su un repertorio che, diciamo, è un po' atipico per due cantanti, cantanti lirici, cantanti di musica classica, che però ci piace, funziona. Il 22 funziona. Novembre, questo che avete visto, il video che avete visto è andato, è qui, è in anteprima, perché uscirà come singolo dedicato al grande Baglioni, perché noi amiamo, certo, moltissimo. Uscirà il 22 novembre su tutti, insomma, su tutte le piattaforme, per le radio, e quindi siamo all'inizio di un percorso. Un percorso sicuramente molto lungo e in ascesa. Andrea, com'è cantare con la mamma? Penso che dire che sia bellissimo sia una risposta un po' banale. Io credo che l'emozione che io provo cantando con mia madre è un qualcosa che non riuscirò mai a sostituire nel corso della mia vita, che fa proprio bene alla mia salute. Verissimo. Parlavi prima di un contest anche musicale nazionale dedicato a Raffaella Carrà. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo aperto, abbiamo inaugurato Fenice Festival a Piazza Nazionale con Rumore Bim Festival, che in realtà è il contest che a Bellaria oramai ha spopolato, da poco hanno finito l'edizione di quest'anno, che è la terza edizione. Noi abbiamo voluto avere a Piazza Nazionale tutti i finalisti della Campania, perché ogni regione porta poi a Bellaria questi grandi talenti. Lui in realtà l'anno scorso si è iscritto a questo contest, è arrivato finalista, ha preso il premio, ha vinto il premio creatore di emozioni, e da lì c'è stato un grande rapporto anche con tutto il cast e tutto, insomma, la redazione. E quindi abbiamo aperto proprio a Napoli per avvicinare i talenti della zona, quella zona lì di Piazza Nazionale, e abbiamo avuto il pieno, che io sicuramente temevo, perché era la prima volta a fare un evento così in Piazza Nazionale, ma è stato molto bello. Il secondo evento è stata un'altra operazione meravigliosa, in scena al Centro Congressi Tiempo, Napoli è milionaria, da una mia idea, il sequel di Napoli milionaria del grande Edoardo, abbiamo sul testo di Monsignor Doriano De Luca, e le musiche, a parte le grandi musiche celebri della canzone napoletana, anche poco ascoltate, le musiche scritte su due liriche di Edoardo dall'altro mio figlio, Riccardo Iozzi Ambrosino, giovane Quindi compositore. Una famiglia tutta dedita all'arte, lo possiamo Stasera dire. Stasera siamo contro Isi, con l'attore Angelo Orlando, sempre al Centro Congressi Tiempo, che ci porterà una novità incredibile sul set di Pensavo fosse amore, invece era un calesso, e ci porteranno delle frasi, delle poesie di Massimo che non sono mai state ascoltate prima. Beh, allora lo ricordiamo. Invitiamo stasera, domani sera con Salvatore Di Giacomo, a serata sul grande poeta Gentiluomo, e finiremo poi il 16, come diceva, con l'orchestra AMI, che abbiamo fondato noi con l'associazione Maria Malibran, attività musicali inclusive, prima orchestra e coro parasinfonico dedicato a Ezio Bosso. E Andrea, come dicevamo proprio in apertura, questa rassegna rientra in Affabulazione, espressione della Napoli policentrica, che è stata promossa chiaramente e organizzata dal Comune di Napoli. Per te che esperienza è stata? Ogni volta che canto mi metto in gioco, e più passa il tempo più trovo qualcosa da migliorare, ed è proprio questo il bello del canto, che più passa il tempo più si migliora. Ma hai dato anche un tuo contributo da giovane, ecco, dando anche dei suggerimenti magari a tua madre rispetto a quello che potevano essere delle attrattive per i ragazzi della tua età? Io sì, certo, lei ha dato comunque contributi. No, no, lui soprattutto è bravo in questo, lui mi guida, io mi faccio guidare. Come è stato lui
diciamo, l'artefice di andare a The Voice, è stato lui, io non volevo, lui mi ha convinta, quindi... Per esempio, possiamo ricordare se esiste effettivamente anche una pagina sui social dove sì, mi possono seguire, che è importante, ecco Andrea. Sì, adesso noi ci chiamiamo AM e le nostre pagine social sono AM Official Music o semplicemente AM con una barra verticale al centro. E lì possono trovare chiaramente tutte le vostre novità, ma non solo, penso possono trovare anche le informazioni per seguire poi questo festival. Il festival è proprio Fenice Festival, c'è la pagina di Fenice Festival. Una pagina dedicata. Dedicata a Fenice Festival, assolutamente. Bene, il tutto per dare nuova vita chiaramente con, come la Fenice un po', ecco, quindi il nome è proprio... L'ho battezzato come rinascita della cultura nelle periferie. Super azzeccato direi, per le zone periferiche di Napoli. Abbiamo anche avuto tre laboratori molto interessanti, si sono avvicinati tutti i ragazzi che magari hanno anche difficoltà ad avvicinarsi a questo tipo di lavoro musicale, l'impresa, la registrazione sonora. Abbiamo fatto veramente tanto e siamo molto felici di aver scelto quella municipalità. E voglio ricordare, Andrea, che si tratta anche della prima edizione di questo festival. Prima vuol dire che ce ne aspetteremo ovviamente tante altre. Sì, io penso proprio che ci sarà una grande collaborazione per questo Fenice Festival e penso che ne varrà la pena perché è proprio bello da vedere tutti questi spettacoli. Per esempio, quest'anno il tema era Di Giacomo, Troisi e De Filippo. Sì. E quindi è bello proprio creare dei temi originali su questi artisti. E lavorarci e raccontarli, chiaramente, certo, Raffaella. Bene, io vi ringrazio veramente di essere stati in nostra compagnia questa mattina. Raffaella Ambrosino, Andrea Ambrosino con il loro Fenice Festival. Grazie ancora. Grazie a voi.